Sono in viaggio. E nel silenzio che precede l'alba, mi sveglio di soprassalto in una camera d'albergo sconosciuta. In un paese povero dove non si parla la mia lingua. Ho i brividi. Sto tremando. Perché? Perché c'è qualcosa. Qualcosa sta succedendo. Lontano da qui, in un altro paese. Ora ricordo. Un'esecuzione, l'articolo sul giornale parlava di quest'ora. Quando state viaggiando in un paese straniero, gli odori non sembrano anche a voi pungenti e fastidiosi? E quando, inaspettatamente, vi svegliate nel cuore della notte, quando siete in viaggio e vi svegliate in un luogo sconosciuto, non avete paura? Non riesco a smettere di tremare, di tremare, di tremare. La lampada a petrolio accanto al letto non funziona e le luci elettriche non si accendono. I ribelli hanno fatto saltare i piloni della luce. C'è quasi una guerra in questo paese povero dove non si parla la mia lingua. In ogni camera dell'albergo c'è una candela con una piccola bugia. Mi alzo, accendo la candela e la porto con me nel bagno. Poi metto sul pavimento la candela nella sua bugia. Mi inginocchio davanti al gabinetto e vomito. Scosso dai brividi, ritrovo sui brividi sul pavimento del bagno, questo gelido quadrato di piastrelle in una notte calda di un paese caldo, e non riesco più ad alzarmi per tornare a letto, non riesco ad alzarmi, e così rimango seduto in silenzio, tremando come se fossi seduto nella neve. E nell'angolo del bagno spunta, marrone, sulla piastrella, un insetto, grande, simile a uno scarafaggio, è piatto e grosso. Zampe molto robuste, come di metallo, e acquattato aspetta di decidere che direzione prendere. In un secondo è sparito dietro al lavandino e sta scivolando in un buco troppo stretto per lui. Ma ecco che ce la fa, entra e è scomparso. E vedo me stesso, per un attimo, un'illuminazione. La festa di compleanno nel ristorante di lusso, sì. C'è la tavola, deliziosamente addobbata. L'originale centrotavola rosa e verde ed ecco le donne, con il loro rossetto rosso vivo e gli uomini. Con le loro belle camicie e tutti i regali. Regali incredibili, inaspettati e buffi. Ed ecco i camerieri che servono il salmone, versano il vino. Ed eccomi, lì ci sono anch'io. Sto conversando placidamente con quella donna pallida e minuta, vestita di rosso e blu, della sua relazione con un uomo più anziano, di quel film che l'ha turbata, dell'attrice, dello psichiatra, dei criminali, delle passeggiate notturne nei boschi, del desiderio insaziabile di sesso violento, delle sofferenze della gente che vive disperata nell'affollato ospizio di rimpetto al ristorante di lusso. E mentre parlavo con quella donna vestita di rosso e blu, mi credevo una persona che rifletteva su una festa, verso la quale nutriva sentimenti assai diversi e complessi, a cui piacevano alcuni aspetti della festa e altri no, alcune persone ma non tutte. A cui piaceva il centrotavola rosa e verde, ma non era particolarmente entusiasta di quell'abito rosso e blu. E invece no. Ora mi sembra così evidente. Mi vedo con una forchettina in mano. Non era una persona che rifletteva su una festa. Era una persona che partecipava a una festa. Che sedeva al tavolo, beveva il vino e mangiava il pesce. Ma a me piace il violino. Mi piace la musica, i ballerini, tutto ciò che tocco, tutto ciò che vedo, la città con le sue luci, i teatri, i caffè, i chioschi dei giornali, i libri, la perenne celebrazione, la vita. La vita va celebrata, la vita è un dono. E non sopporto quelli che dicono, quando ero piccolo mi piacevano gli elefanti o quando ero piccolo mi piacevano i palloncini. Ma che cosa vogliono dire? Che se oggi si fermassero a guardare un palloncino o un elefante non gli piacerebbe più. Ma perché mai non dovrebbe piacergli più? Penso che le cose che ci sono piaciute ci piaceranno sempre. Come potrebbe non essere così? E una delle cose che a me è sempre piaciuto, e mi chiedo se sia lo stesso per voi, era il modo meraviglioso in cui venivano incartati, impacchettati, i piccoli oggetti preziosi, i regali di Natale, quelli per il compleanno che, immancabilmente, gli adulti si scambiavano. Mettiamo che il regalo fosse una coppetta di porcellana, un piattino, un minuscolo vasetto. Allora, all'inizio c'era una grande scatola marrone del negozio che pareva contenesse un cavallo a dondolo, un triciclo, tant'era enorme. Salvo il fatto che, se veniva sollevata,
era sempre incredibilmente, miracolosamente leggera. E ti immaginavi sempre che a chiudere e sigillare quella grande scatola marrone era stato un gruppetto di erculei e muscolosi operai totalmente indifferenti al suo contenuto. E poi qualcuno tagliava con un coltello lo scotch marrone sul lato superiore della scatola, e nell'aprire le due alette si sentiva sempre una specie di fragoroso track industriale. E poi dentro quella grande scatola di cartone ne scoprivi un'altra, avvolta in una spessa carta lucida e legata con un grosso nastro brillante di un colore vivace. In realtà non serviva a tenere chiusa la scatola, e non potevi fare a meno di immaginare che questa seconda scatola era stata incartata da una signora dall'aspetto molto semplice e fine, le cui mani erano ammorbidite da una crema dal profumo delicato e che di sicuro ci teneva moltissimo al contenuto della scatola. E quando, sciolto il nastro e tolta la carta, appariva finalmente la scatola con la sua superficie liscia, come candido latte, qualcuno toglieva il coperchio dalla scatola e in quell'attimo si udiva un fruscio come di un criceto che si agita nella gabbia. E quello era il rumore di tutti i pezzettini di carta appallottolata che riempivano la scatola. Emettevano un piccolo, lieve sospiro, come se, tolto il coperchio, il loro spazio per respirare fosse improvvisamente aumentato. E ora iniziava la parte più eccitante dell'apertura del regalo, che consisteva nel tentare di scoprire che cosa in particolare contenesse la scatola, oltre a tutti i pezzettini di carta pallottolata. Se vi fosse veramente qualcos'altro lì dentro, perché la prima cosa che pensavi era: va bene, questa volta davvero non c'è nient'altro. A quel punto qualcuno, forse tu stesso, affondava la mano in fondo alla scatola, come un tuffo in mare alla ricerca di perle. E alla fine toccava qualcosa di duro, avvolto strettamente in una carta diversa. E quando anche l'ultima carta era stata eliminata, ecco che appariva una tazza, o un piattino, o un minuscolo vasetto, buono soltanto per contenere un fiorellino. E magari, se ti fosse capitato di scorgere quella tazza, o piattino, o vasetto, esposto semplicemente in una vetrina di qualche negozio, probabilmente avresti pensato che non era niente di speciale. O se fosse stato impilato con un mucchio di altri oggetti simili, nell'angolo di qualche posto buio e polveroso, dove si vendono cianfrusaglie, lo avresti considerato la solita paccottiglia. Ma dopo essere stato pescato fuori da tutta quella carta, dalla scatola biancolatte, dalla scatola di cartone, sembrava la cosa più splendida e meravigliosa del mondo. Come pareva delicata, così fragile e preziosa. E avevi ragione, perché lo era. Un giorno trovai un regalo anonimo sulla soglia di casa, in un sacchetto di carta marrone, il primo volume del Capitale di Karl Marx. Uno scherzo, un regalo serio. E chi l'aveva lasciato? Non l'ho mai scoperto. Più tardi quella sera, nudo a letto, lo sfogliai. All'inizio era impenetrabile, non capivo una parola, ma quando cominciò a parlare della vita dei lavoratori, delle miniere di carbone, degli operai bambini, d'improvviso mi sentii riprendere fiato, come era arrabbiato, pagina dopo pagina. Poi tornai indietro un capitolo precedente e mi imbattei in una frase già sentita, una brutta frase, strana e inquietante. Era il capitolo sul feticismo della merce. Desideravo comprendere quell'espressione dal suono misterioso, ma capivo che, per comprenderla, probabilmente uno doveva cambiare tutta la propria vita. La sua spiegazione era assai evasiva. Come esempio, usava un tipo di frase comune: 20 metri di vino valgono 2 sterline. Di quasi tutte le cose si dice che hanno un certo valore. Questo vale quello, questo cappotto, questo maglione, questa tazza di caffè. Ogni cosa vale una certa quantità di denaro o un certo numero di altre cose. Un cappotto vale 3 maglioni o tanto denaro. Come se quel cappotto, comparendo d'improvviso sulla terra, contenesse da qualche parte una certa somma di valore, come un'anima nascosta, come se quel cappotto fosse un feticcio, un oggetto fisico con uno spirito animato. Ma che cosa determina realmente il valore del cappotto? Che cos'è che determina il prezzo del cappotto? Il prezzo del cappotto deriva dalla sua storia.
la storia di tutte le persone coinvolte nella sua fabbricazione e vendita e dei loro rapporti particolari. E se compriamo il cappotto, anche noi entriamo in rapporto con tutte quelle persone e tuttavia ci teniamo nascoste queste relazioni, fingendo di vivere in un mondo dove i cappotti non hanno storia, cascano giù dal cielo con la targhetta dal prezzo attaccata sopra. Questo cappotto mi piace, diciamo, non è caro. Come se questo riguardasse il cappotto e non fosse il risultato della storia di tutte le persone che l'hanno fabbricato e venduto. Mi piacciono le illustrazioni di questa rivista. Una donna nuda si sporge da uno steccato. Un uomo compra una rivista e osserva quell'immagine. I destini di queste due persone si legano. L'uomo ha pagato la donna perché si togliesse i vestiti e si sporgesse dallo steccato. La fotografia contiene la propria storia, il momento in cui la donna si è sbottonata la camicetta, come si è sentita, ciò che il fotografo le ha detto. Il prezzo della rivista è un codice che descrive la relazione tra tutte queste persone, la donna, l'uomo, l'editore e il fotografo, la donna, l'uomo, l'editore e il fotografo, chi ordina e chi obbedisce. La tazza di caffè contiene la storia dei contadini che hanno raccolto i grani, di come alcuni di loro siano svenuti per il caldo, altri siano stati bastonati, altri ancora presi a calci. È le mie di convinzioni? Ah, sì, sì. Anch'io le mie convinzioni. Io credo nella comprensione, nella solidarietà con gli altri. Sono contrario alla crudeltà e alla violenza. Cosa? Approvi la crudeltà e la violenza? No, 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 ho detto che sono contrario alla crudeltà e alla violenza, Cristo, sono contrario, contrario. Se non riesco a ricordare bene le mie convinzioni, riesco ancora a ricordare ciò che mi piace. Io so bene cosa mi piace. Mi piace la tenerezza, la comodità, il benessere, l'amore, le lettere, i regali, i piatti raffinati, quei quadri di Matisse. Ebbene sì, sono un esteta. Mi piace la bellezza. Eh sì, i paesi poveri sono belli. I poveri sono belli. È una sensazione meravigliosa quella di avere soldi in un paese in cui la maggior parte della gente è povera e di attraversare in taxi orribili bassi fondi. Eh sì, una mendicante può essere bella. Una mendicante può avere labbra meravigliose, occhi meravigliosi. Sei lontano da casa. Il suo scialle modesto a te sembra elegante, semplice. Lo stile, perfetto. La osservi avvicinarsi da lontano, è vecchia, scarna e sì, sembra malata. Molto malata, prossima alla morte. Ma il suo viso è bellissimo, seducente, luminoso. Ti piace, ne sei conquistato. Sì. Pensi, hai del denaro? Gliene darai un po'. E una voce ti dice, perché non tutto? Perché non darle tutto quello che possiedi? Beh, stai attento, perché questa è una domanda che potrebbe avvelenarti l'esistenza. Il tuo amore per la bellezza potrebbe davvero esserti fatale. Se senti quella domanda, vuol dire che sei malato, sei mentalmente malato, sei esaurito, esaurito, esaurito. Intorno a me gira il bagno, gira il bagno, adesso fosse un gabinetto. Rispondi alla domanda, idiota, non rimanere lì impalato. Non posso dare alla mendicante tutto ciò che ho, perché io, perché... No, 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 aspetta un momento, un momento. Io ho dei principi, c'è una ragione per cui non darò alla mendicante tutti i miei soldi. Gliene darò una parte. Sono sempre incredibilmente generoso con chi è meno ricco di me. Ma c'è una ragione per cui sono io quello che ha i soldi. E proprio per questo non ho intenzione di regalarle tutto. In altre parole, per Dio, io ho lavorato per quei soldi. Ho lavorato sodo. Ho lavorato e lavorato. Ho lavorato sodo per farmi quei soldi. E sono soldi miei, perché me li sono fatti io. Io me li sono fatti. E perciò io ho quei soldi e io posso decidere di spenderli come mi pare. Questo è il fondamento di tutta la nostra esistenza. Perché posso permettermi di alloggiare in questo albergo? Perché ho pagato per alloggiare qui con i miei soldi. Ho pagato per stare qui e ciò mi dà il diritto di fare certe cose. Ho il diritto di alloggiare qui, ho il diritto di essere servito, ho il diritto di esigere che certe cose vengano fatte. Ecco, questa mattina, per esempio, la cameriera ha lasciato la mia stanza in disordine. Il pavimento era sporco, le lenzuola non erano state cambiate, il cestino era ancora pieno di cartacce. Dunque, io pago per stare qui,
Pago per essere servito. Ho il diritto di essere servito, ma la cameriera non mi ha servito come avrebbe dovuto. Questo non va bene. Mi sta venendo un altro conato di vomito. Le spalle si curvano in avanti per raggiungere il gabinetto e mi trascino con loro. La testa punta verso la tazza del gabinetto e vomito ancora. Perché quella vecchia è malata e sta morendo? Perché è senza soldi? Non ha mai lavorato nella sua vita. Che idiota sei. Proprio un patetico idiota. È ovvio che ha lavorato. Ha lavorato 16 ore al giorno nei campi, in fabbrica, ha lavorato, la cameriera lavora, tu dici di essere un lavoratore. Ma come mai il tuo lavoro ti fa guadagnare così tanto e loro praticamente niente? Dici di fare i soldi, ma che splendida espressione! Ma come mai tu ne fai così tanti in così poco tempo, mentre loro nello stesso tempo ne fanno così pochi? La mia vita è irrimediabilmente corrotta. Non esistono giustificazioni. Continuo a pensare che c'è una giustificazione che ho annotato da qualche parte, su qualche pezzetto di carta, ma non riesco a rammentarmi che cosa ci sia scritto su quel pezzo di carta. Lasciato nel cassetto di qualche scrivania, in qualche stanza, di qualche casa, dove un tempo ho vissuto. Ma in realtà non lo troverò mai, quel pezzetto di carta, perché non c'è, non è mai esistito. Non esiste pezzo di carta che giustifichi quel che la mendicante possiede e quel che possiedo io. Nudi, l'una accanto all'altra, non c'è differenza tra lei e me, salvo una differenza di fortuna. Davvero, non merito di avere 1000 volte di più di quel che ha la mendicante. Non merito nemmeno 2 croste di pane in più. E poi anche questo, i miei amici e io non abbiamo mai avuto buone intenzioni, né siamo mai stati generosi. I sadici non erano scienziati pieni di compassione che cercavano di fare il loro meglio per il bene dell'umanità. Bruciare i campi, bruciare i bambini, non furono tentativi naufragati di fare il bene. I vigliacchi, riuniti nelle aule dei convegni o nei parlamenti, che denunciano i crimini commessi dai rivoluzionari, non meritano l'ammirazione come i contadini e le suore che corsero velocemente nel vento, che corsero in silenzio incontro alla morte. Quelli che ho assassinato non erano i peggiori individui che abitavano in quelle regioni. In realtà, erano i migliori. Nulla cambia nella vita dei poveri. Non c'è cambiamento. Non sta avvenendo nessun cambiamento graduale. E mai avverrà. Erano solo chiacchiere. La compassione che sento nel cuore per i poveri non cambia la loro vita. La mia fervida fiducia nei cambiamenti graduali non cambia la vita dei poveri. I genitori che insegnano ai propri figli i veri valori non cambiano la vita dei poveri. Gli artisti che creano opere d'arte, che suscitano compassione e trasmettono i veri valori, non cambiano la vita dei poveri. I cittadini sollecitati da artisti e genitori ad adottare i veri valori, a provare compassione per i poveri, a votare per uomini politici onesti, i quali nutrono una fervida fiducia nei cambiamenti graduali, non cambiano la vita dei poveri, perché gli uomini politici onesti che nutrono una fervida fiducia nei cambiamenti graduali non cambiano la vita dei poveri. E non è temporanea la condizione della cameriera. Su di lei è stata pronunciata una condanna a vita. Deve pulire per me e dormire nella sporcizia. E non deve pulire per me oggi. Io pulirò per lei domani o l'anno prossimo. Non deve dormire nella sporcizia stanotte. E io dormirò nella sporcizia domani notte o un'altra notte. No. La condanna afferma che lei servirà. Che il giorno seguente sarà lei a servire, poi ancora lei e sempre lei fino alla sua morte. Tuttavia, fatto alquanto strano, mentre i termini dell'esistenza della cameriera sono stati stabiliti al momento della sua nascita, per me non è andata così. Ma io dico, non è colpa mia se sono nato più fortunato della cameriera. Non è colpa mia se io ho un po' di soldi e lei no. Ma non ho i soldi così come ho 2 piedi. Non fanno parte di me i soldi. E il fatto che li possiedo non mi concerne come il colore della mia pelle o la mia razza. Sono pervenuti a me attraverso una serie di eventi. Il fatto di dedicare la mia vita a difendere il possesso di qualcosa che mi è capitato tra le mani non è un destino ineludibile. Quello di conservare il denaro è soltanto una scelta che sto compiendo. Una scelta che compio ogni giorno. Potrei benissimo dire basta a tutta la sceneggiata. Se la gente sta morendo di fame, dare loro da mangiare. Se sono più ricco degli altri, dividere quello che ho finché tutti avremo la stessa parte. Vivere con semplicità,
rinunciare a tutto, diventare anch'io povero. Ho sempre amato le persone che apprezzavano le cene raffinate, che aspettavano impazienti di essere a uno spettacolo di qualità. Questo è ovvio. Tutte le persone che ho conosciuto erano così. E anch'io sono sempre stato uno di loro. Ho sempre pensato che era molto più piacevole amare le persone felici. Ma la cosa curiosa è che chiunque potrebbe esserlo. Mi sono battuto faticosamente per ottenere quel che ho. Ma le mie battaglie sono sempre state contro altre persone. In effetti, mi sono battuto contro i poveri. E dal loro punto di vista è ovvio che tra me e il mio vicino Jean non c'è alcuna differenza. Sono perfettamente uguale a lui. E non sto dalla parte dei poveri. E anche questa è una mia scelta. Potrei cambiare bandiera. Potrei decidere di passare dall'altra parte, vivere come un traditore, tradire la mia gente, scegliere il pericolo. Una scelta molto difficile, ma possibile. Se fossi in grado di accettare le privazioni, la scomodità, perché non anche la sofferenza, la prigione persino... Spengo la candela e scivolo attraverso la stanza fino al mio meraviglioso letto. Sotto le coperte, la testa sul guanciale, scivolo verso il sonno. La prossima settimana a casa, la mia casa. Come sarà il mio letto, il mio comodino? E sul comodino che cosa? Sul comodino che cosa? Sangue, morte, un frammento d'osso, un pezzo di cervello umano, una mano mutilata, che tutto lo sporco, tutte le cose disgustose sono vicino al mio letto, dove un tempo c'erano la luce, la sveglia, i libri, i regali di compleanno, i nastri di colori vivaci che avvolgevano pacchetti regalo. Perdonatemi. Lo so che mi perdonate. E sto ancora cadendo. Thank you.